Nel nostro emisfero, le epidemie influenzali e respiratorie, comprese quella di Covid, si diffondono soprattutto in autunno e inverno. Idem avviene nell'emisfero australe. La situazione cambia radicalmente nella fascia equatoriale. Questo accade perché esiste una forte correlazione tra l'andamento di epidemie virali e l'alternarsi delle stagioni sul nostro pianeta, in particolar modo la quantità di irraggiamento solare che arriva a Terra durante il giorno. Lo ha dimostrato con un modello teorico un gruppo multidisciplinare di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dell'Università Statale di Milano, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e della Fondazione Don Gnocchi. Sono stati loro, tra gli altri, a rispondere alla chiamata del governo a marzo all'affacciarsi della pandemia di SARS-CoV-2 in maniera aggressiva anche nel nostro paese, quando vennero chiamate a raccolta le migliori menti degli istituti di ricerca per fornire il proprio contributo e aiutare a capire un virus tanto sconosciuto quanto devastante. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista iScience. Ci siamo fatti spiegare di cosa si tratta dal primo autore dell'articolo, il ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica Fabrizio Nicastro. Abbiamo sviluppato un modello di diffusione delle epidemie virali a respiratorie, includendo un termine forzante. Diciamo, la particolarità del modello è che include un termine esterno forzante, che è sostanzialmente la quantità di radiazione ultravioletta che arriva sulla Terra, nei diversi punti della Terra, quindi alle diverse latitudini, in un determinato periodo dell'anno. Diciamo. Seguendo l'evoluzione della radiazione solare a Terra durante l'anno, e includendola nel modello, quello che si vede è che per malattie virali tipo l'influenza, ma in realtà vale anche per una malattia come il Covid attuale, si instaura dopo un certo periodo una marcata stagionalità nella diffusione del fenomeno, appunto. Quello che si vede è che per esempio i contagi della malattia si sviluppano durante l'autunno e l'inverno della particolare posizione sulla Terra, quindi nell'emisfero boreale, durante i mesi appunto tra novembre e febbraio, e invece al contrario nell'emisfero sud si sviluppano appunto con una differenza di fase di 6 mesi, cioè quando da loro è l'inverno e l'autunno australe. E nella fascia equatoriale invece quello che si vede è che dove in realtà le stagioni sono molto più molto meno evidenti, diciamo, però la quantità di irraggiamento solare è sempre maggiore sia che all'emisfero nord che all'emisfero sud, quello che si vede è che queste malattie si diffondono in maniera molto più durante tutto l'anno, senza avere marcati picchi stagionali, però con un'intensità molto più bassa che nell'emisfero nord e nell'emisfero sud. Il potere dei raggi ultravioletti per disinfettare da virus e batteri è noto. Certo, l'efficienza nell'inibire un particolare ceppo di virus dipende dal virus stesso, ma sarà senz'altro maggiore durante i periodi dell'anno in cui l'irraggiamento è maggiore e minore nei periodi con irraggiamento più basso. Questa ciclicità dell'azione disinfettante solare con frequenza annuale è in grado di risuonare costruttivamente con altre frequenze tipiche del virus, in particolare la perdita di immunità dell'organismo verso il virus stesso. Si crea così la stagionalità del virus a diffusione respiratoria, fino a renderlo epidemico su tempi scala che vanno da pochi anni a decine di anni, a seconda di quanto è lenta la perdita di immunità a un dato virus. Se uno pensa che le epidemie stagionali che si diffondono principalmente via aerea e per aerosol hanno questa cadenza stagionale tipicamente, la correlazione col sole dovrebbe essere la cosa più naturale che viene in mente, perché anche le stagioni stesse sono determinate sulla Terra dalla diversa quantità di irraggiamento solare che arriva. Quindi ma in maniera sorprendente o meno, quello che si vede
queste fusione epidemiologiche dell'emisfero, nei paesi dell'emisfero nord, sud e della fascia equatoriale, e che si differenziano in intensità, per esempio, dei decessi in maniera correlata con gli inverni del boreale australe, e invece nella fascia equatoriale, dove le stagioni sono praticamente nulle, dove c'è quasi sempre la stessa quantità di raggiamento solare, quello che si vede è che anche il virus, diciamo, anche le diffusioni dei contagi o i decessi sono piatti, ma sono piatti a un livello molto minore se uno li analizza per milioni di abitanti, almeno un ordine di grandezza minore di quanto non siano negli inverni boreali australi, rispettivamente nell'emisfero nord e sud della Terra. Gli scienziati si concentreranno adesso sull'efficienza del meccanismo di inattivazione del Covid-19 per mezzo di raggi ultravioletti di tipo B e A.